motivo per il quale un ragazzo di oggi che vive più una realtà virtuale che reale debba vivere l'esperienza dello scautismo? Beh, la concretezza e le emozioni che si vivono all'interno di esperienze sensazionali come quelle dello scautismo, ma già l'esperienza di comunità è un'esperienza che di per sé è molto ma molto emozionante, che non è un contatto con un video, è un contatto con delle persone concrete. Ecco, però i ragazzi tendono più a non avere più emozioni perché c'è un filtro tra di loro, può essere il cellulare, può essere il video del computer, e molte volte si perde il rapporto personale. Lo scautismo che risposta può dare per rispondere a questa emergenza educativa? Innanzitutto c'è l'immediatezza dell'esperienza concreta all'interno di una comunità. Ci sono persone che si incontrano per quello che effettivamente sono, con tutti i loro pregi e con tutti i difetti, e c'è la presenza di un adulto che in qualche maniera sa condurre le relazioni tra questi ragazzi, quindi sa mediarle, sa provocarle e sa incitarle. Come mai l'adolescente è sempre più restio a vivere l'esperienza scout oggi? Perché l'esperienza scout lo pone di fronte a una concreta esperienza di relazione con l'altro che spesso può mettere in discussione apparentemente le sue capacità emozionali. Una cosa è rispondere a un messaggio su un telefonino, un SMS, e una cosa è poter rispondere a una persona che ti guarda negli occhi, che ti pone delle domande anche se è un tuo coetaneo. Saperlo fare significa essere educati nel senso vero del termine. Ecco, l'emergenza educativa di oggi trova i genitori spesso in difficoltà, spiazzati dal non riuscire a dare risposte, e ci rifugiamo nel concetto della normalità, del tutto è normale per cui tutto è consentito. Posso dire che il problema secondo me non è il rapporto genitori-figli, ma è nei genitori. L'aspetto dell'educazione più significativo è che l'educazione non è qualcosa che si fa, è una relazione che si stabilisce, e la relazione deve prevedere due soggetti, l'uno che sia attivo e l'altro che sia in ascolto. Spesso i genitori non sono dei soggetti attivi nella relazione.